e le autorità della Germania comunista hanno cominciato oggi a demolire il muro. L'apertura delle frontiere è stata annunciata ieri sera dalle autorità della Germania dell'Est. A Berlino la gente è in festa. Il mondo intero ha visto il fallimento del socialismo nei colori della Germania dell'Est. Improvvisamente tutto è cambiato. A mezzanotte cambia il mondo. La forza della protesta popolare ha avuto ragione della rigidità del sistema. Tear down this wall. Il 1989 è l'anno dei miracoli, l'anno che cambierà il mondo, quel mondo diviso in due, che proprio qui, a Berlino, ha la ferita di un muro che spezza la città da 28 anni. Quando incomincia l'89, a gennaio, nessuno pensa che pochi mesi dopo il muro non ci sarà più. Non si può pensare l'impossibile. Anzi, Erich Honecker, il presidente della Germania Est, in questo palazzo promette che il filo spinato durerà per sempre. In quest'aula del Consiglio di Stato della Germania Est, che è stata rimodernata ma che conserva i simboli del regime, nel gennaio 1989, Erich Honecker pronuncia il suo atto di fede nel destino di pietra del regime. Und auch in 100 Jahren, wenn die dazu vorhandenen noch nicht beseitigt sind. Voleva essere una profezia, diventa un involontario esorcismo. Il muro ci sarà ancora tra 50 o 100 anni. Era incominciato d'estate, all'una di notte del 13 agosto 1961. Un'ora sospesa tra il sabato e la domenica. Sulla frontiera tra est e ovest, che passa per la porta di Brandeburgo, si spengono le luci. Arrivano i soldati. Buio. 400 camion scaricano filo spinato, cemento, pali metallici. Nessuno sa cosa sta succedendo e perché 3.000 artiglieri con i loro 300 Panzer si sono acquartierati attorno alla zona centrale della città, con 5.000 uomini che aspettano nelle caserme e tutta la polizia mobilitata per la massima allerta. Anche i soldati non sanno. I comandanti apriranno le buste soltanto 120 minuti prima che scatti l'ora X dell'operazione Rose, come chiamata in codice. Vengono chiuse 193 strade, 12 linee ferroviarie, 69 varchi su 81, decine di stazioni. Berlino Ovest viene circondata con filo spinato e sbarramenti, presidiati dalle guardie di frontiera. Più di 155 chilometri, di cui 43 dentro Berlino. È il muro. Passa davanti la porta di Brandeburgo, sfiora il Reichstag, corre lungo il fiume Sprea. Alle 6 del mattino gli operai hanno finito il loro lavoro. In meno di 5 ore l'operazione Rose è compiuta con successo. I berlinesi capiscono di colpo che una notte ha cambiato la loro sorte per sempre. L'Ovest diventa un miraggio. L'Est è stato fatto prigioniero. Quel filo spinato, sorvegliato dai Kalashnikov, spezza le famiglie, interviene sui destini, divaricandoli. Genitori separati dai figli, mariti dalle mogli, fidanzati divisi, anziani costretti a restare soli.
La chiesa dei Samaritani è nel cuore di quella che era Berlino Est. La guida ancora oggi un pastore protestante, Rainer Eppelmann. Nel 1961 ha 18 anni. Dov'era la notte in cui nacque il muro? Quando mi svegliai la mattina del 13 agosto, ero in bagno e mi stavo lavando i denti. E stavo ascoltando la radio che aveva portato un mio amico. Così sentimmo d'improvviso la notizia: Berlino è chiusa. Non capii subito cosa significasse per me. Mi trovai di fronte mia madre. Era triste come i miei fratelli. Mio padre non c'era. Lavorava a Berlino Ovest e restò lì. Quindi il muro ha diviso la sua famiglia, come tante altre famiglie. Mio padre sarebbe rimasto a Berlino Ovest e mia madre a Berlino Est, con noi bambini. Noi quattro figli siamo andati con lei al confine tra Ovest ed Est, tanto vicino quanto possibile, al massimo a 50 metri di distanza dal muro. E così riuscimmo a vedere mio padre seduto sulla torretta che si sbracciava. Fu terribile. Era chiaro. Eravamo divisi. Fin dalla costruzione del muro nel 1961, attraversare questo confine è una questione di vita o di morte per centinaia di persone, soprattutto all'inizio, prima che le maglie della barriera si stringano. Nel primo mese le persone che cercano di attraversare il muro sono 418 e la polizia di frontiera spara 358 volte. Tra i tanti che provano a fuggire, c'è persino qualche soldato di frontiera dell'Est. Il primo, due giorni dopo la costruzione del muro, è il caporale Konrad Schumann, 19 anni. Qualcuno da Ovest gli grida: «Vieni!». Lui getta via la sigaretta e salta oltre il filo spinato. Per l'Est è un disertore, per l'Ovest l'immagine della libertà. Dietro di sé lascia la sua famiglia, che 28 anni dopo, caduto il muro, si rifiuterà di incontrarlo. Il teatro delle fughe è in strade come questa, Bernauer Strasse, 1,4 km di pura schizofrenia politica, col lato sud che appartiene alla DDR e il lato nord che fa parte della Germania occidentale. Le case sono est, la strada ovest. I berlinesi orientali si gettano dalle finestre per sfuggire al muro. Nelle prime due notti dell'agosto del 1961 fuggono in 69. Per fermare le fughe, le brigate del lavoro dell'Est decidono di murare le finestre che danno sull'Ovest. Sono 1253. Joachim Rudolf era un giovane studente universitario che si trovava lì proprio in quei giorni. Rudolf, guten Tag. Lei che cosa sapeva di quello che accadeva in questa strada? Bernauer Strasse faceva parte di Berlino Ovest e quindi proprio qui a Bernauer Strasse vedevo che le persone si gettavano dalle finestre. Arrivavano i pompieri dall'Ovest, stendevano una rete e le persone ci si provavano a lanciare dentro. Ma alcuni non riuscivano a centrarla e cadevano violentemente sul marciapiede. Cadere dal terzo, quarto piano, quelle persone non potevano assolutamente sopravvivere. È stata una situazione davvero terribile da vivere vicino al confine, prima che riuscissimo a scappare a Berlino Ovest. Spezzare in due una città, ma perché? Come si è arrivati a concepire una misura così estrema? È
è il 2 maggio 1945. Sul Reichstag, devastato dalle bombe, sventola la bandiera rossa sovietica. I tedeschi hanno perso la guerra, la Germania è divisa in due. L'Ovest è sotto l'influenza americana, inglese, francese. L'Est sotto quella sovietica di Stalin. Berlino è uno scheletro urbano. Dopo la caduta del regime nazista, le potenze vincitrici decidono di spartirsi Berlino. Quattro settori, uno per ogni paese. In quegli anni, nella Germania Est vive e cresce un ragazzo che diventerà uno dei principali dissidenti del regime comunista e nel 2012 presidente della Germania riunificata. Joachim Gauck. Presidente Gauck, che cos'era la DDR? Come si viveva nella Germania dell'Est? Cos'era differente nell'est della Germania rispetto all'ovest è che i nostri liberatori non ci hanno portato nessuna libertà. Ci hanno liberato dalla dittatura nazista e condotto in un'altra dittatura, una dittatura comunista. Lei aveva 11 anni quando suo padre è stato portato via da casa e rinchiuso in un gulag in Siberia. È quel giorno che ha conosciuto per la prima volta l'arbitrio del potere. Nessuno ci dava risposte su dove fosse e capimmo di non avere nessun diritto. Gli oppressi non hanno nessun diritto. Mio padre non esisteva proprio. Nonostante tutto, in molti cercano fortuna a Berlino e nel settore occidentale cominciano ad arrivare i primi cittadini stranieri. Berlino era una città ancora che si vedeva martoriata da una guerra paurosa. Giuseppe Vita è uno di questi. Oggi è tra gli italiani più influenti di Germania. Allora era soltanto un giovane laureato in cerca di lavoro. Andando a visitare Berlino Est, ho avuto l'impressione che lì facesse più freddo che all'ovest. Era solo un'impressione psicologica legata al fatto che di là non c'erano negozi con luci al neon, non c'erano automobili se non pochissime, non esistevano i tassi, c'era poco movimento nelle strade e quindi c'era un po' anche l'atteggiamento della popolazione molto molto triste. Per tutti gli anni 50 sono circa 2,5 milioni i tedeschi orientali che passano ad ovest. Molti di loro oltrepassano senza troppa fatica il confine invisibile che divide le due Berlino. Al di là della cortina di ferro, nella DDR, devono trovare una soluzione per fermare l'emorragia. È il 1961. Il 1 agosto il leader dell'Unione Sovietica, Nikita Khrushchev, parla al telefono col capo della DDR, Ulbricht. In questo fascicolo c'è la trascrizione del dialogo. Ulbricht è preoccupato, così non si può andare avanti. Non c'è abbastanza burro e dobbiamo razionarlo con le tessere. Non rispettiamo i rifornimenti di latte. Quest'inverno l'unica verdura disponibile al mercato erano i crauti e i cetrioli sott'aceto, ma non avevamo nemmeno le patate. Abbiamo congelato i salari, ma non riusciamo a spiegarlo. Khrushchev ha un'obiezione e parla come il padre padrone dell'intero campo dell'Est. Leggo i rapporti originali dei servizi segreti occidentali. Pensano che nella DDR sia maturo il clima per una rivolta. E Khrushchev prende la decisione che segnerà la storia e la vita di Berlino. Bisogna agire, e subito. Ho chiesto al nostro ambasciatore di spiegarti la mia idea che le attuali tensioni con l'Occidente dovrebbero essere sfruttate e che un anello di ferro dovrebbe essere costruito attorno a Berlino. I tedeschi capiranno. Agiremo segretamente. Non è una brutta cosa. È deciso. Il muro si farà, rapidamente e senza che nulla trapeli.
È nato il mostro. All'inizio non ha ancora la forma di un vero e proprio muro. È fatto di filo spinato, cavalli di Frisia, reticolati. Poi, dopo l'estate del 1961, utilizzando macerie e scarti di cantiere, nasce una costruzione rozza ma solida che attraversa tutta la città. Il muro non rispetta nulla di quello che trova sul suo cammino. Tira dritto, dividendo case, palazzi, strade e addirittura cimiteri. Questa è la tomba di von Richthofen, il famoso barone rosso. Una tomba prigioniera, perché il muro è nato qui, a due passi, e separa la tomba dal resto del cimitero, dall'occidente e anche dalla famiglia di von Richthofen, che per pregare doveva farlo attraverso due buchi nel muro. Che cos'era il muro per lei? Che cosa rappresentava? Sì, è stato per me un violento tentativo del regime di rendermi impotente. Dovevo essere uno di quelli che non combatteva contro questo confine artificiale del nostro spazio vitale e dovevo avere la sensazione di non poter scalfire il potere. Era vivere in una condizione che nella storia viene definita come regime assolutista. Prima del muro, io e mia sorella eravamo andati per 3 anni ogni giorno da Berlino Est, dove vivevamo, a Berlino Ovest, per andare a scuola. Con il muro non potevamo più andarci. I miei genitori però pensavano che non sarebbe durato a lungo, che la DDR sarebbe collassata e che l'Ovest non lo avrebbe accettato. Il muro scende anche nella metropolitana. Lungo le linee che partono e arrivano a Ovest, le stazioni che si trovano nel settore orientale vengono chiuse. I treni non si fermano. Le entrate sono murate e i militari pattugliano i tunnel per evitare fughe sotterranee. La distanza tra est e ovest sembra ormai incolmabile e lo diventa ogni volta di più quando i berlinesi guardano le stazioni fantasma, come le chiamano. Sono gli scheletri delle vecchie fermate della metropolitana, abbandonate perché troppo vicine al muro. Un giorno all'altro la città divisa in due, non si poteva andare da una parte e dall'altra. Giorgio Carioti, quell'estate del 1961, è a Berlino, per amore. Ha 21 anni e ha seguito fin lì una ragazza berlinese, la sua fidanzata. Questa amica mia viveva all'Ovest, e si è trovata separata dai nonni, sono trovati separati da oggi a domani, quindi i nonni avevano bisogno di essere aiutati anche. E loro non potevano più andare e io potevo aiutarli in quanto avendo passaporto italiano potevo andare a questo checkpoint Charlie, così chiamato, e andare a Berlino Est senza problemi, fin dei conti, però a quel tempo non potevi restare più di 24 ore. L'unico punto di contatto per questa famiglia qua della mia amica ero io. I mesi passano e l'Occidente non reagisce. Pare non capire la mostruosità del muro. L'unica voce di condanna che si alza, chiara, forte e decisa, è quella di Willy Brandt, il sindaco di Berlino Ovest. Lui credeva nel progresso storico, credeva che la storia fosse sempre in movimento. Ci si trovò davanti alla necessità di rivolgersi subito alla popolazione di Berlino.
Ma cosa si può dire alla gente? Come si gestisce una cosa simile? E intanto da parte degli alleati non succedeva niente. Brandt si è precipitato dal generale di Stato americano a Berlino, che però diceva di non poter essere di aiuto. Alla fine Kennedy scrisse a Brandt una lettera. Gli americani assicuravano quello che già era stato fatto. Brandt però voleva almeno una dimostrazione di forza, un segno in direzione Mosca, in modo tale da potersi difendere nel caso fosse successo dell'altro. Ci vuole poco perché dell'altro succeda. Il 25 ottobre, a poco più di 2 mesi dalla costruzione del muro, un funzionario civile statunitense viene fermato e perquisito dalle guardie di frontiera tedesche dell'Est. Gli americani non possono più stare a guardare inerti. La tensione stringe Berlino e proprio qui, al Checkpoint Charlie, il posto di blocco tra i settori sovietico e americano, nell'ottobre del 1961 si fronteggiano per 3 giorni e 3 notti i carri armati russi e statunitensi. È uno stallo che rischia di incendiare la Guerra Fredda. Da questa parte c'era un tank americano col cannone puntato verso est e dall'altra parte un tank russo. Sapevo cosa potesse succedere ancora, quindi è stato un periodo molto, molto, molto delicato. Lei ha avuto paura in quei giorni? Se si sparano addosso inizia la Terza Guerra Mondiale. Io credo che noi fossimo dilaniati. Da un certo punto di vista, la reazione degli americani ci aveva rallegrato. Ci aveva dato speranza. Ma al prezzo della distruzione, della nostra distruzione, non volevamo neanche questo. Ci rendemmo conto di essere imprigionati. Probabilmente imprigionati per tutta la vita, senza nemmeno un giusto processo. Nessuno dei 2 carri armati varca la linea di confine. Nessuno apre il fuoco. Lo stallo. Questa è la Guerra Fredda. La minaccia della guerra, senza la guerra. E di questo strano conflitto, il muro è l'arma perfetta. Per i berlinesi, il timore della guerra e la speranza di un cambiamento si dissolvono in pochi minuti, insieme col rumore dei cingolati che rientrano nelle caserme. Nel 1963, 2 anni dopo la crisi di Checkpoint Charlie, su un podio davanti al municipio di Schöneberg, si affaccia il presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy. Il suo è un lungo discorso, ma 4 parole, in tedesco, vengono incise per sempre sulla storia di pietra del muro. Sembra l'inizio di un cambiamento, e invece le parole di Kennedy sono una breccia nel muro che si riaprirà solo 26 anni dopo, nel 1989. È l'8 marzo del 1989, quando Winfried Freudenberg, 32 anni, sale su una mongolfiera cucita in casa per passare ad ovest sorvolando il muro. C'è un vento forte, 20 km all'ora. Il pallone prende velocità e si impenna, salendo ancora nel gelo notturno. Troppo. Troveranno il corpo solo il pomeriggio dopo, sfigurato dalla caduta, in un giardino dell'ovest. Su un albero, invece, è distesa la tela della mongolfiera. Winfried sarà l'ultimo uomo che muore cercando di oltrepassare il muro. In quei 13 giorni,
Berlino Ovest è in piena campagna elettorale. Tra i candidati per diventare sindaco c'è Walter Momper. Quando ho visto la scena di quella tragedia, che cosa ha provato, che cosa ha pensato? Fu una vicenda spaventosa. Attraverso questa storia si vede a che livelli di sforzo fossero arrivati i cittadini della DDR per scappare ad Ovest. Berlino Ovest, come viveva queste continue fughe, questi tentativi dall'est di raggiungere la città? Eravamo al contempo sconvolti e spaventati e non potevamo concepire che regnasse così tanta disumanità per colpa del muro. Questa è anche la constatazione fondamentale. Il muro è disumano dalla sua costruzione in poi. E il fatto che le persone siano sempre state fucilate a centinaia in quel luogo attraverso i decenni era terribile e faceva paura a tutti. Ogni volta che uno veniva fucilato o uno con una mongolfiera tentava di fuggire e atterrava morto, non ci si poteva che ricordare di questa situazione che era durissima. Io l'ho percepita così. Non era una vita serena. Uno non poteva evitare di preoccuparsi del domani. Ne sono morti tanti con tutti i vari sistemi per cercare di scappare dal creare uno spazio nel retro dell'automobile al posto del serbatoio di benzina. Bastava mettere un litro di benzina per fare il tragitto, al posto del serbatoio mettevano una persona. Ogni fuga, ogni vittima rievoca l'atrocità del muro. Eppure nel 1989, sia a est che a ovest della città, si è andata creando una sorta di abitudine, di assuefazione al mostro di cemento, come una malattia. Il muro era già diventato, direi, quasi un'attrazione turistica, quindi quasi quasi lo si accettava perché attirava tanta gente a visitare Berlino. Lo si accettava anche perché che possibilità c'erano di buttarlo giù da parte dell'Ovest. E ogni tanto ci passava a vederlo così, ma abitando qua non è che ti facesse tanta impressione, cioè sì, faceva impressione in certo senso, però la vita qua andava avanti normalmente. Di giorno non te ne accorgevi mica, c'era muro, eri in una gabbia dorata praticamente a Berlino. È calata sul paese una sindrome di adeguamento causata dalla paura. Se noi ci immaginiamo che in Germania dell'Est ha regnato la dittatura dal 1933, ciò significa che per tre generazioni la sottomissione, l'adeguamento e la paura hanno dominato la vita delle persone. In 28 anni il muro è diventato maestoso, ogni anno di più. Quello che Winfried Freudenberg aveva sorvolato con la sua mongolfiera nel marzo 1989 è l'ultima generazione del muro. In cemento armato rinforzato, suddiviso in 45.000 sezioni, costato oltre 16 milioni di marchi dell'Est. Alto 3,60 m, con 302 torri di sorveglianza, 20 bunker, 5.000 cani da guardia. Ma già solo un anno dopo la sua costruzione, il muro era un'arma più sofisticata di un semplice reticolato di filo spinato. Nel 1962, chi vuole fuggire deve fare decine di metri allo scoperto e deve scavalcare non uno, ma due muri che corrono paralleli lungo il confine. In mezzo, una zona cuscinetto, molto più facile da controllare. Questo è un pezzo che ancora rimane oggi della cosiddetta striscia della morte, come la chiamavano i berlinesi. C'è un tratto di terreno compreso tra i due muri che dividono l'est dall'ovest. È ricoperta di sabbia, in modo che chi provava a fuggire lasciasse le tracce del suo passaggio. Ed era una zona perlustrata dai cani delle guardie di frontiera, illuminata dai riflettori che si vedono ancora oggi e controllata da una torretta di guardia che è visibile ancora nell'angolo estremo.
Nel 1962 Joachim Rudolf è già fuggito da est a ovest una volta. Vuole però rimettersi in gioco, stavolta per aiutare a fuggire altre persone, con un'idea che sembra folle. È un progetto che prevede un tunnel di 120 metri, che è il più lungo fino a quel momento. Di quei 120 metri, 90 sono nel territorio dell'est. Passa qui sotto il muro e arriva nel territorio dell'est. Quindi un'operazione molto pericolosa. Sì, certamente non fu facile decidere se partecipare o meno alla costruzione del tunnel. Effettivamente era pericoloso, anche perché le guardie di frontiera avevano già scoperto e sparato a 3 costruttori di tunnel. Noi però decidemmo comunque di partecipare quando ce l'hanno chiesto e di andare avanti, anche perché eravamo da poco scappati anche noi da Berlino Est e ci immedesimavamo bene nella situazione. Sapevamo in che condizioni fossero le persone che avevano deciso ancora dopo di noi di fuggire verso Berlino Ovest. Come portavate la luce, come portavate l'aria e come portavate via la terra da dentro il tunnel? Nel nostro gruppo c'erano quasi solo studenti e tutti collaboravano alla costruzione del tunnel. Ogni studente aveva studiato una materia specifica. Ad esempio, io mi dovevo occupare di portare l'elettricità nel tunnel. Altri studenti invece erano addetti alla misurazione. Mentre per trasportare il fango fuori dal tunnel abbiamo utilizzato un carretto che lo estraeva tramite l'energia elettrica. Ognuno si concentrava sulle cose che sapeva fare meglio e ovviamente ognuno scavava. Scavare era il lavoro più importante. Questa è la casa numero 7. Qui la lapide commemorativa. In questo posto terminava il tunnel. E da qui entravano i fuggitivi che poi strisciavano attraverso il tunnel oltre la Bernauer Straße fino a Berlino Ovest. Ma centrare un bersaglio così preciso, a 120 metri di distanza, con le guardie di frontiera che camminano sopra, non era una follia? Sì, certo. Per noi era una situazione decisamente inusuale, carica di tensione. Il mio compito era anche quello di uscire e di controllare se davvero questa fosse la casa numero 7. Quando arrivai sulla strada e incontrai delle guardie di frontiera, provai davvero una sensazione impressionante. Ero tornato a est, ho avuto paura, ma era importante sapere che questa fosse la casa numero 7. Fu molto toccante, perché quando arrivò il gruppo di fuggitivi, un ragazzo dell'ovest che aveva scavato il tunnel vide il suo amico, salì le scale e gli saltò al collo. Questo è stato un momento che nella vita non dimenticherò mai, perché mi ha toccato emotivamente. Non riuscivo a crederci. E ho detto a me stesso che non importava se fossero ancora arrivati 10 o 100 fuggitivi, tutti gli sforzi compiuti, le vesciche sulle mani, le scosse elettriche nel tunnel erano valsi la pena per vivere quel momento. Improvvisamente, il 3 aprile 1989, il regime della Germania Est cambia gli ordini che hanno regnato sul muro per 28 anni. Le guardie di frontiera non devono più sparare a vista a coloro che provano a oltrepassare il muro o anche soltanto ad avvicinarsi. La revoca dell'ordine di sparare ai fuggitivi è un altro segno che qualcosa in quell'anno sta davvero cambiando.
Dal 1986 il presidente sovietico Mikhail Gorbaciov ha inaugurato una nuova politica interna con le parole d'ordine glasnost e perestroika, trasparenza e cambiamento. Il comunismo o si riforma o muore. I comunisti erano già sulla strada della sconfitta. Ciò derivava dal fatto che non volevano sparare. Ma da questo punto di vista bisogna riflettere anche sul ruolo di Gorbaciov. Noi di opposizione credevamo che lui non avrebbe mai inviato i soldati per sedare un movimento di protesta. Il vento sta girando. Prima del 1989 l'ordine per le guardie del muro era uno e uno solo: sparare a vista. Quell'ordine, che complessivamente aveva causato più di 200 vittime, veniva direttamente da Erich Mielke, l'onnipotente ministro per la sicurezza dello Stato, il capo della Stasi, l'organizzazione di spionaggio della DDR, che aveva il suo quartier generale proprio qui, nei 22 ettari di questa città proibita, dove lavoravano più di 8.000 funzionari. Wenn etwas mehr revolutionäre Zeiten waren, da war nicht so schlimm, aber jetzt, nachdem alles so neue Zeiten sind, muss man den neuen Zeiten muss man Rechnung tragen. Questa è la Stasi, il Ministero per la Sicurezza dello Stato, i servizi segreti della DDR, in pratica un gigantesco covo di spie che ha controllato e modificato le vite dei tedeschi dell'Est fin dal dopoguerra. Siamo nel cuore della Stasi, gli uffici di Erich Mielke, il Ministro per la Sicurezza dello Stato. Da queste stanze passano tutte le carte che decidono la sorte della DDR. Mielke controlla meticolosamente e personalmente tutto, dalle colazioni di lavoro, ai posti a tavola, agli incontri politici. Chi decide quali documenti devono arrivare sulla sua scrivania è la segretaria Ursula. Tutto nell'ufficio è rimasto come se il ministro fosse andato via da qualche minuto. I telefoni sulla scrivania, i registratori per catturare ogni conversazione tra queste mura, il tritacarte per eliminare ogni prova. Se finiva di lavorare tardi, Milk rimaneva a dormire in ufficio, proprio qui. Questo è l'ufficio dell'uomo più potente di Germania, eppure tutto qui è semplice, spoglio, quasi monacale. E infatti quella di Mielke era una missione titanica che sfiorava l'onnipotenza. Tenere sotto controllo tutto e tutti, persino i suoi superiori. Dietro la sua scrivania c'è una cassaforte per i documenti top secret. Dentro c'è il fascicolo rosso che contiene informazioni scottanti su Honecker, il numero uno della DDR, quando da giovane comunista faceva le sue confessioni alla Gestapo, da usare il giorno in cui il segretario generale fosse caduto in disgrazia. Dal segretario generale ai comuni cittadini, tutti finiscono tra le strette maglie della Stasi. Neanche le chiese restano fuori da questi tentacoli. Lei è pastore protestante, ha studiato teologia, è stato parroco. E come mai all'inizio dell'89 i primi movimenti di protesta nascono proprio all'interno delle chiese? La Chiesa era l'unica organizzazione contraria al regime, seppure non in modo palese, ma perlomeno era autonoma. Quindi le forze distanti o di opposizione al regime si sono riunite attorno alla Chiesa e la maggior parte degli uomini di Chiesa era in opposizione al regime. In tutto il blocco orientale, la Chiesa svolge un ruolo centrale. Cambia il destino della Guerra Fredda. Se ne accorgono per primi in Polonia, nei cantieri navali di Danzica, intitolati a Lenin. Qui si forma il primo sindacato libero dell'Est Europa, Solidarność. Alla guida del movimento c'è un operaio elettricista, Lech Wałęsa. Mentre organizzava il primo sciopero qui,
a Danzica, ai cantieri Lenin, avrebbe mai immaginato che 9 anni dopo sarebbe caduto il muro? Tutto il mondo ci diceva: smettetela con queste sciocchezze, vi controllano 200.000 soldati sovietici, attorno alla Polonia ne avete 1 milione e i silos con le armi nucleari. Quindi, praticamente, ci veniva insinuato che non avevamo nessuna possibilità di organizzarci e di sconfiggere il comunismo. E allora è successa una cosa interessante. Un polacco è stato eletto papa. Habemus papam! Dopo un anno dalla sua ascesa al soglio pontificio, è venuto in Polonia e ci ha organizzati nella preghiera. Così l'opposizione è stata in grado di sfruttare la situazione e condurci alla battaglia. Per questo lei tiene l'immagine del papa qui nel suo ufficio? Sì, perché il comunismo sarebbe caduto lo stesso, ma lui ha accelerato il corso degli eventi. Il Papa ha dato la parola che il popolo polacco ha tradotto nella vittoria. Lei sta dicendo che bisognava avere il coraggio di pensare l'impossibile. Proprio così, bisognava vedere le cose diversamente dai politici. Abbiamo il Papa. In Russia c'è il cambio dei segretari, Brezhnev, Andropov, Chernenko, Gorbachev, e ognuno di loro ha destabilizzato il sistema. Quindi adesso abbiamo un'occasione unica e bisogna sfruttarla. Uno dei luoghi a Berlino Est in cui si ha il coraggio di pensare l'impossibile è la Chiesa dei Samaritani di Rainer Eppelmann. Lei ha organizzato le prime messe blues in questa chiesa con una grande partecipazione di credenti e non credenti, da cui poi è nata la discussione che ha portato ai primi movimenti di opposizione. Che cos'erano queste messe blues e come le è venuto in mente? Un giorno suonarono alla porta e di fronte a me c'era un uomo, decisamente atipico per gli standard della DDR. Capelli lunghi, disordinati, un gilet e un paio di jeans un po' consumati. Mi disse che suonava musica blues, che voleva fare dei concerti in chiesa. Potevo capirlo perché come musicista blues non poteva tenere nessun concerto nella DDR. La prima messa mi spaventò. Quando entrammo, fumavano e bevevano vino rosso. A me e al mio collega subito prese un colpo. Cosa avevamo permesso di fare? Capimmo poi subito che non volevano provocarci, ma non erano ancora mai stati in chiesa in vita loro. In chiesa si poteva dire liberamente cosa pensava la maggioranza del popolo. Abbiamo bisogno di cambiare, di cambiamenti politici in questo paese. Io capii che dovevamo ritrovare la nostra voce. Dovevamo tirare fuori il coraggio per dire in pubblico e ad alta voce cosa desideravamo, cosa speravamo, cosa volevamo e di che cosa avevamo paura. Fuori, la Stasi filmava e fotografava i fedeli per intimidirli, per spaventarli. Sì, ricordo ancora, durante le messe blues, sui tetti delle case, in alto, c'erano moltissime persone con macchine fotografiche. Filmavano e fotografavano tutti quelli che stavano di fronte alla chiesa. Non si nascondevano dietro ai camini, ma si facevano vedere in modo che tutti li guardassero e così tutti li indicavano. Un giorno nella mia auto, mentre guidavo, si staccò il volante, era sbullonato. Quello, a quanto ne so, è stato uno di 4 tentativi di ammazzarmi. Nel 90 lei guida l'autorità che apre i fascicoli della Stasi e li mette a disposizione delle vittime che sono state spiate. Lei ha letto il fascicolo che la riguarda? Ha scoperto degli amici che la spiavano? Sì, lo feci. Scoprì che più di una dozzina di persone facevano rapporto su di me. Di alcune persone lo immaginavo, di altre assolutamente no. Io so che nella mia famiglia, sia a mio fratello che a mia sorella, fu proposto di lavorare per la Stasi,
una cosa piuttosto audace. Dissero entrambi di no, ma non tutti nella mia cerchia di conoscenze risposero allo stesso modo. Nel 1989 la Stasi dispone di 91.000 impiegati a tempo pieno e più di 100.000 informatori, cioè la percentuale di spie più alta di tutti i paesi dell'Est. Una spia ogni 59 abitanti della DDR. Tutti i documenti sono contenuti in un archivio enorme, 111 chilometri di dossier. In quelle carte poteva finire praticamente chiunque. A guidarmi tra i fascicoli della Stasi c'è Gianluca Falanga, esperto di storia contemporanea, che da oltre 10 anni studia i documenti contenuti nell'archivio centrale della Stasi. Buongiorno. Salve. Prego, da questa parte. Grazie. Questi sono i famosi fascicoli. Che tecnica usavano? Come schedavano le persone? C'era una schedatura a tappeto molto intensa che ci ha consegnato circa 39 milioni di queste schede nominali con dati anagrafici di moltissime persone. La raccolta di informazioni serve a in qualche modo a operare contro le persone, quindi a entrare nelle biografie delle persone e modificare queste biografie, riscrivere queste biografie, e quindi vuol dire correggere il corso della loro vita, violare la loro sfera privata, entrare nei loro matrimoni, entrare nelle loro relazioni più intime, quando questi comportamenti vengono giudicati ostili al partito e quindi alla conservazione del potere, il famoso scudo e spada del partito. Berlino è anche la capitale delle spie per tutto il periodo della Guerra Fredda. Come si spiavano tra russi e americani? Abbiamo qualche documentazione in proposito? Gli americani hanno utilizzato chiaramente Berlino Ovest come un avamposto avanzatissimo per spiare verso l'Oriente, e quindi la base di Teufelsberg, la montagna del diavolo, sarebbe un rilievo a Berlino Ovest sulla quale fu costruita una stazione di spionaggio elettronico negli anni 60, e questa stazione di spionaggio, come ci dice questo fascicolo, è stata spiata e infiltrata a sua volta dalla Stasi, e quindi è un gioco delle parti e un infiltrarsi reciprocamente. Questa stazione fu infiltrata dalla Stasi acquisendo due soldati americani come informatori. Cioè, questo è un fascicolo con le prove dello spionaggio della Stasi sul punto di osservazione degli americani. Esattamente. A proposito di spionaggio internazionale, l'apertura di questi fascicoli ha determinato delle sorprese molto forti. Una è in un fascicolo che è stato trovato a Dresda, dove c'è un documento molto importante, che è questo. Che cos'è? Questo è il tesserino della Stasi, cioè di funzionario del Ministero della Sicurezza dello Stato, che è stato in qualche modo consegnato a Vladimir Putin. Nella funzione di ufficiale di collegamento fra il KGB e la Stasi, aveva accesso alle strutture della Stasi. È stato fino alla caduta del muro l'ufficiale di collegamento del KGB con la Stasi, con il Ministero della Sicurezza dello Stato. Naturalmente venivano spiate anche le ambasciate. Abbiamo per esempio qui un po' di documentazione relativa al piano di spionaggio della nostra ambasciata a Berlino Est dell'epoca, che ci dice che su 30 funzionari dell'ambasciata 15 erano spie della Stasi. Cioè, 15 su 30? Sì, si fece anche lo spionaggio della residenza dell'ambasciatore, e questa residenza, insomma, in questa residenza entrava anche l'insegnante di tedesco dell'ambasciatore, e l'insegnante di tedesco dell'ambasciatore era un funzionario della Stasi. Un informatore della, esatto, Stasi. Finire nelle maglie della Stasi è fin troppo semplice. Una volta che questo avviene, il destino dei sospettati è soltanto uno: il carcere segreto di Hohenschönhausen. Deve sembrare invisibile all'interno della città. Sorge intorno a quello usato dai sovietici durante la guerra. Si arriva qui di nascosto, dentro un furgone di frutta e verdura.
Nel garage gli agenti prendono in consegna l'arrestato, disorientato dalle luci e dalle urla dei suoi carcerieri. Il detenuto viene condotto per i corridoi del carcere. Quando accede al braccio detentivo, si accendono le luci rosse, in modo tale da avvisare gli altri agenti ed impedire al detenuto di incontrare qualcuno. Il carcere della Stasi serve per mettere il detenuto nella totale disponibilità della polizia segreta. Bisogna dunque condizionarlo anche psicologicamente, indebolirlo. Si tratta di detenuti accusati di reati politici o protagonisti di fuga o comunque di dissidenti veri o potenziali. Qui dentro non può incontrare nessuno. Le guardie non devono rispondere alle sue domande, devono dargli soltanto degli ordini. Se per caso c'è movimento nei corridoi quando lui viene trasportato fuori dalla cella, viene messo immediatamente con la faccia al muro. Dal primo giorno in cui entra in questo carcere al giorno in cui uscirà, il prigioniero perde anche il suo nome e il suo cognome. Verrà chiamato soltanto col numero che è scritto sulla porta della sua cella. Il detenuto viene prelevato dalla sua cella per la registrazione. Si scattano le foto per la scheda personale. Gli viene confermato il mandato di arresto, mentre la segretaria batte a macchina il capo d'accusa. Da quel momento, la sua vita passerà tra la cella e la sala degli interrogatori. Questa è la stanza degli interrogatori. Spoglia, disadorna, per mettere il detenuto direttamente di fronte alla Stasi. Gli interrogatori potevano durare tantissimo, anche 26 ore, come dicono le testimonianze di alcuni detenuti dell'epoca. Tutto l'interrogatorio portava verso un unico obiettivo, la confessione. In questo carcere viene rinchiuso nel 1968, a 25 anni, Graziano Bertussin. Arrestato con l'accusa di essere una spia, in quanto agente del SIFAR, il servizio segreto militare italiano. Che cosa ricorda di quel primo giorno dell'ingresso in questa prigione della Stasi? Ricordo che mi hanno dato delle coperte e mi hanno detto: lei avrà tanto tempo da pensare quello che ha fatto e un giorno verrà interrogato. E io ero totalmente distrutto, ho cominciato a piangere disperato, mi sono buttato sul pavimento e ho cominciato a gridare: no, è proibito, non si può coricarsi sul pavimento di giorno. Non sapevo neanche io cosa fare, pensavo forse è un equivoco, un giorno capiranno, invece era solo un'illusione di poter uscire. Non mi avrebbero mai lasciato in pace. Fino a che uno non confessava, non veniva processato e senza processo si rimaneva sempre qua, anni e anni. Com'erano gli interrogatori in carcere da parte della Stasi? Sempre chiedevano la stessa cosa. Cosa ha fatto? Perché? Per chi lavora? Però noi sappiamo tutto, però vogliamo sentirla da lei. E se lei non parla, non uscirà mai, non abbiamo tanto tempo. Minacce? Minacce, la possiamo uccidere e mettere in un buco e seppellirla o portarla in Siberia, tanto nessuno la cercherà mai, perché nessuno sa dove lei sta in questo momento. Le carte custodite nell'archivio della Stasi descrivono Bertussin come una spia dei servizi segreti italiani. Lui, ancora oggi, nega decisamente. Anche a distanza di anni è difficile sapere la verità. L'unica certezza è che Graziano ha passato 4 anni della sua vita dietro le sbarre. Poi, a sorpresa, nel 1972, per un'amnistia voluta dal governo della DDR, è tornato ad essere un uomo libero. Poi c'è stato il giorno del rilascio, dell'uscita dal carcere nel 72, il ritorno alla libertà. Cosa ricorda? Ricordo che un giorno prima abbiamo dovuto firmare che io non avrei dovuto parlare con nessuno. Quindi lei doveva
Dire di non aver mai incontrato la Stasi. Doveva cancellarla. Esatto. In un piccolo paese sul confine del blocco orientale, tra Ungheria e Austria, il 2 maggio 1989 avviene un evento storico. Queste immagini sono destinate a diventare storiche. A Eya Shalom, sulla frontiera tra l'Austria e l'Ungheria, sono stati smantellati il 2 maggio i primi chilometri della cortina di ferro che da 41 anni separa l'Europa dell'Est dall'Europa dell'Ovest. Il filo spinato tagliato sul confine ungherese è conseguenza della nuova politica estera di Mikhail Gorbaciov. La politica del non intervento. L'Unione Sovietica non interferisce più negli affari interni degli altri paesi del blocco comunista. Gli effetti si sentono anche nella Polonia di Lech Wałęsa. Quanto ha pesato la presenza di Mikhail Gorbaciov al Cremlino? Lei si fidava in quel momento delle promesse di Gorbaciov di non usare più carri armati contro il dissenso nei paesi dell'Est? Gorbaciov si è trovato in una situazione forzata. Il comunismo stava cadendo a pezzi, le nazioni si rivoltavano. Se avesse usato la forza quando tutto il mondo si stava ribellando, di sicuro avremmo distrutto tutta la Russia. Se in quel periodo lui avesse voluto fermarci quando tutto stava bollendo, avrebbe dovuto uccidere almeno una decina di milioni di persone. La politica estera sovietica del non intervento verrà ribattezzata dottrina Sinatra, richiamando il titolo di una famosa canzone. My Way. Ognuno può fare a modo suo. E la DDR fa davvero a modo suo, chiudendosi nell'ortodossia comunista contro la politica riformatrice di Gorbaciov. Un ragazzo cerca di scappare dalla Germania comunista. Una scena drammatica che avviene in un momento in cui molti paesi dell'Est soffia sempre più forte il vento dei cambiamenti. Paradossalmente la capitale più ad occidente del comunismo reale è anche la vera roccaforte del fronte anti-Gorbaciov, tanto che ai mezzi di informazione è stato ordinato di depennare le parole glasnost e perestroica. Il regime continua imperterrito a selezionare, controllare, manipolare l'informazione, come ha sempre fatto da 40 anni a questa parte. Nelle scuole elementari i maestri chiedono ai bambini di disegnare sui quaderni il logo dei programmi televisivi che i genitori guardano a casa. Questo perché le famiglie orientano le antenne per captare i programmi proibiti dell'Ovest. Anche qui a Marzani, il quartiere dell'innovazione abitativa, 42.000 appartamenti, tra cui quello in cui stiamo per entrare, che è rimasto esattamente com'era nell'ultimo giorno della DDR, fermo al 1989. Dagli oggetti che popolano questa casa emana un vecchio fluido dell'Est, come se avessero imprigionato un modo di vivere. Ogni casa della DDR era così, stessi oggetti, stessi colori, stessi marchi, il trionfo della plastica. 61 metri quadrati, tre camere e cucina, tempi di costruzione velocissimi con pannelli prefabbricati, 109 marchi al mese, più o meno 15-20 euro di oggi, per un appartamento che a quei tempi viene presentato come la casa del futuro. La sera tutti sono davanti alla TV di Stato con due soli canali che fanno controinformazione sulle notizie che arrivano da Occidente. All'ora di cena c'è il famoso canale nero, la trasmissione che smonta i notiziari dell'Ovest. 100 Tage schon Frist für einen neuen Präsidenten oder Kanzler oder König, aber keine 100 Sekunden für einen neuen. Io da bambino mi sentivo come più libero a Berlino Est rispetto che in Italia, che a Milano.
La famiglia di Gabrio Mucchi è convintamente comunista, a tal punto da non sopportare più la vita a Milano e da scegliere Berlino Est come luogo ideale dove far crescere il figlio. Era tutto accessibile, c'erano giochi bellissimi, si potevano comprare, c'erano i gelattai dove prendevi gelato con pochissimi soldi, cioè ce li avevi quei soldi per comprare il gelato. E avevi giochi molto belli, biciclette, tricicli a forma di macchina con cui andavamo in giro, avevamo gli skateboard. Ci doveva essere il muro, come diceva mio padre, per difendere un ideale, uguaglianza, dove non ci fosse il capitale, dove non ci fosse la proprietà privata. Io conoscevo sia l'Occidente che l'Est. Ne vedevo i lati positivi dell'Est, non vedevo quelli negativi perché ero troppo piccolo per capire, per vederli. A me sembrava tutto giusto, anzi mi sembrava anche meglio qua. C'è chi però guarda Berlino Est non con gli occhi del bambino, ma col disincanto della realtà. All'Est non c'era assolutamente nessuna possibilità di avere della stampa del mondo occidentale, anzi una delle cose che veniva controllato di più quando uno attraversava, aveva una borsa, vedevano innanzitutto se aveva dei giornali o dei libri, venivano sequestrati tutti, per cui uno non li portava più. I negozi erano quelli che erano molto tristi, prodotti alimentari c'erano scarsissimi, le cose che più chiedevano erano il caffè, la cioccolata, le banane, le arance e i limoni, per cui io non avevo problemi, tutta il fine settimana quando ero libero andavo lì a trovare questi amici, bastava che portassi questo tipo di genere alimentari che loro veramente non avevano ed erano felicissimi. Magari non avevi una varietà di prodotti come in Occidente, o che ne so io, la scelta, la cosa, però avevi tutto. Quello che non avevi era la libertà di conoscere il mondo, di viaggiare. Quello che ci manca di più è la libertà di parola. Vogliamo finalmente poter parlare senza paura. Se fossi cresciuto e nato, diciamo, in Germania dell'Est, non avessi avuto la possibilità di entrare e uscire, attraversare il muro come potevo, sicuramente, questo l'ho sempre pensato, ne sono convinto, a 18-19 anni avrei cercato di scappare anch'io. Rispetto all'Est, Berlino Ovest sembra un mondo a sé stante, con una quotidianità totalmente diversa. Noi eravamo un'isola e si stava bene. Massimo Mannozzi fin dagli anni 60 mette in piedi il suo ristorante, che diventa in breve tempo uno dei più importanti di Berlino Ovest. Era tutto illuminato, eravamo sotto il regime americano, non si pagava le tasse, non, la gioventù che veniva qui non faceva il militare. Berlino era un po' un ovatto per far vedere che si stava bene. I russi venivano spesso a mangiare da me e mi dicevano: ancora pochi giorni, noi veniamo con i carri armati e facciamo piazza pulita e siete tutti nostri. Ah, dico, bene, allora io cambio il nome, invece di Bacco ci metto Piroshka e Allegria. E ridevano, no? A Berlino Est non c'erano colori, non c'era niente. Quando andavo di là nei ristoranti, nel ristorante vuoto, le cameriere a sedere, dicevo: senti, volevo mangiare. Diceva: ma non c'è posto. Non volevano neanche, non avevano interesse di lavorare. Non interessava, tanto erano sempre gli stessi. Nonostante Berlino Ovest sia di fatto ingabbiata dal muro, diventa un polo di attrazione e di ispirazione per artisti e musicisti. E proprio per questo la città si riempie di club aperti 24 ore su 24. Uno di questi è il Quasimodo. C'è
Chaka Khan ha suonato qua. Prince è venuto a fare una session. Dizzy Gillespie, Chet Baker, Art Blakey e tanti altri che hanno contribuito a questa fama di Berlino come città della musica. E Berlino Ovest è davvero la città della musica. Il muro non riesce a reprimere l'arte e una delle principali valvole di sfogo della scena musicale berlinese si trova in Kottenerstrasse 38. L'atmosfera elettrica di Berlino Ovest tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli 80 attirerà i giovani. Si racconta che l'università sia più facile, che gli affitti costino poco e che i locali notturni siano aperti più a lungo che nelle altre città. La musica fa da detonatore. Arriveranno Iggy Pop, Brian Eno, i Depeche Mode a incidere i loro dischi qui, agli Ansa Studios. Ansa by the Wall, perché il muro è qui dietro, a due passi. Su queste scale passerà anche David Bowie, che qui inciderà i dischi che lo hanno reso una leggenda, ma al tempo stesso un'icona di libertà e speranza. Nel giugno 1987 David Bowie canta davanti al Reichstag. Gli altoparlanti voltati verso Berlino Est portano la musica nell'altra città, ma portano soprattutto le parole, come una promessa che è già un'eversione. E i fucili sparavano sopra le nostre teste e ci baciavamo come se nulla potesse accadere. E la vergogna era dall'altra parte. Possiamo batterli ancora e per sempre. Meine Damen und Herren, und nun Ihre Exzellenzen, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Mr. Ronald Reagan und Mrs. Nancy Reagan. Quella stessa folla che ha acclamato David Bowie si ritrova nello stesso mese ad assistere all'arrivo a Berlino del presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan. Reagan deve fare un discorso alla porta di Brandeburgo, su un podio circondato da vetri antiproiettile e coi cittadini dell'Est che si accalcano sul checkpoint per cercare di sentirlo da lontano. C'era un certo disprezzo per Reagan, soprattutto nel mondo intellettuale. Reagan, l'attore, conservatore e reazionario. Ci chiedevamo cosa mai avrebbe potuto dire Reagan e lo trovammo un po' teatrale. Il popolo invece si rallegrò davvero, ritenendo che finalmente qualcuno diceva ciò che era giusto dire. Davanti a lui c'è un'enorme folla e le telecamere di tutto il mondo. Reagan sfrutta l'occasione per mettere pressione con le sue parole a tutto il blocco orientale e direttamente a Gorbaciov. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Reagan è arrivato in un periodo in cui tutti pensavano che nulla sarebbe cambiato, in cui tutto sarebbe rimasto immobile rispetto a Berlino Ovest. Lui pose di nuovo la questione del muro e la portò all'attenzione di tutti. Per quel momento storico era importante. Nell'estate dell'89 qualcosa inizia a cambiare anche nella Germania Est. I tedeschi orientali, non potendo andare ad Occidente, decidono di occupare le ambasciate della Germania Ovest a Berlino Est, a Praga e a Budapest, richiedendo asilo politico. Molti nostri amici si sono meravigliati o si sono spaventati che improvvisamente sparivano delle persone che loro conoscevano, ma sparivano perché non volevano raccontare che stavano cercando di scappare e quindi sparivano. Il regime della DDR non permette ai fuggiaschi di lasciare le ambasciate. Li tengono in gabbia, in attesa di prendere una decisione. Non tutti però nella DDR pensano che la fuga sia la soluzione giusta.
Davanti alla cortina di ferro che si disgrega, in tanti scelgono di manifestare, di rimanere per cambiare il loro paese. Lei ha sempre detto di non voler andarsene, che bisognava restare, lottare e rovesciare il regime dall'interno. Quando ha visto le fughe verso la Cecoslovacchia, verso l'Ungheria, ha cambiato idea in qualche modo? Nel nostro paese ci fu una grande inquietudine. Qualcuno credeva che il comunismo non avrebbe avuto futuro. In risposta a questa pressione data dalle masse di giovani che lasciavano i loro paesi, molti pensarono che fosse importante rimanere in patria, cambiare le cose. Moltissime migliaia di persone andarono in strada con la polizia e l'esercito pronti. Loro non repressero le rivolte con la forza. Così capimmo che aveva senso continuare. Si sta aprendo un'epoca e spalancando un mondo. La musica, la TV, Reagan, Gorbaciov, le manifestazioni di protesta hanno rotto l'equilibrio immobile del lungo dopoguerra, alzando il velo che sembrava oscurare il futuro della DDR. È il vento dell'89 che comincia a soffiare finalmente anche sul muro. Scappare non è la soluzione. Tutti siamo per il socialismo. Ma per un socialismo in cui sia possibile vivere, in cui possiamo leggere quello che ci pare. Non si può semplicemente scappare, andare via. Proprio noi, giovani, dobbiamo restare e cogliere la sfida del cambiamento. Tutti i posti ufficiali e pubblici c'era sempre la foto di Honecker. E i bambini, quell'estate lì, quella volta lì, per la prima volta hanno notato che lo prendevano in giro, gli facevano le boccacce, lo insultavano, come non in maniera cattiva, però. E allora mi sono reso conto che qualcosa c'era di strano, di nuovo. Un giorno o l'altro alle persone non sarebbe più bastato andare a Praga o a Budapest pur di lasciare la DDR, ma sarebbero andati al passaggio di confine con Berlino Ovest. La chiamavamo la corrente da est contro il muro. Sapevamo che sarebbe arrivata, non sapevamo solo quando e come. Quando quella situazione si fosse verificata, ipotizzavamo che ci sarebbe stato un bagno di sangue di proporzioni incredibili sul confine, e questo era il motivo centrale delle mie paure per il futuro. Nel settembre del 1989, sotto la pressione internazionale, anche la DDR cede. I tedeschi orientali accampati nelle ambasciate ricevono la notizia più attesa. Troppa la gioia, l'entusiasmo di migliaia di profughi, 5-6 mila accampati da giorni nell'ambasciata della Germania Ovest a Praga. Il mondo intero ha visto il fallimento del socialismo nei colori della Germania dell'Est. E per settimane assistiamo a una incredibile fuga che dura tuttora, che si organizza come può. Honecker, il presidente della DDR, è costretto ad accettare queste fughe. Però vuole mostrare al suo popolo che quei tedeschi non stanno abbandonando la DDR, ma vengono espulsi. Così li costringe ad attraversare la Germania Est su treni speciali, in modo che tutti li possano vedere. Le manifestazioni di protesta si allargano e i profughi scappano ancora da un paese nel quale non sperano e non credono più. La scelta di Honecker si rivela un boomerang per il leader e per l'intero governo. I treni della libertà, come vengono chiamati, sono presi d'assalto in ogni stazione della DDR. Tutti vogliono salire.
a gettare altra benzina sul fuoco è l'arrivo di Gorbaciov a Berlino il 7 ottobre per il quarantennale della DDR. La folla, appena lo vede durante la parata, inizia a urlare il suo nome. Poi le urla diventano un'invocazione quasi mistica, più che politica. Presidente, che cosa hanno significato per voi che vivevate nella DDR gli applausi della folla di Berlino Est a Gorbaciov alla fine dell'89 con le grida Gorbaciov salvaci, Gorbaciov aiutaci? Molte persone che avevano vissuto a lungo nella dittatura, che avevano introiettato quel senso di impotenza, non riuscivano a rendersi conto di rappresentare esse stesse il potere e credevano che i cambiamenti potessero arrivare solo dall'alto. Così avviene una sorta di appello al re, come accadeva prima, o al principe, tipo «Eccellenza, Sua Maestà, per favore, no?» Ecco, così il popolo si rivolse a Gorbaciov. Gorbaciov ha detto anche che si sarebbe dovuto cambiare qualcosa prima che fosse troppo tardi. Chi arriva troppo tardi sarà punito dalla vita, disse qualcosa di simile, per affermare che nella DDR non si erano attuate le riforme. Я думаю, опасности только подстерегают тех, кто не реагирует на жизнь. Ad essere punito per l'immobilismo della DDR è proprio Erik Honecker, che 11 giorni dopo, davanti alle proteste che montano in tutto il paese, è costretto a dimettersi. Il nuovo segretario generale è Egon Krenz. Krenz decide di iniziare la stagione delle riforme, concedendo ai cittadini dell'Est permessi per viaggiare con maggiore libertà. Come è saputo la notizia che le frontiere si stavano aprendo? Accadde che il 29 ottobre ci fu un incontro con Schabowski, il numero due del nuovo governo della DDR, e lui mi disse alla fine, dopo un colloquio molto lungo, quasi tre ore, mi disse en passant che avrebbero garantito ai tedeschi orientali la libertà di viaggiare, quindi di oltrepassare il confine. Io gli chiesi se avessero ragionato su cosa avrebbe significato per il loro paese e lui mi rispose che, dando la libertà a tutti di uscire e di entrare, nessuno avrebbe più avuto motivo di fuggire. Pochi sembrano capire la portata di quella decisione. In quei giorni, una delegazione tedesca con il cancelliere della Germania Ovest Kohl era in Polonia per una visita ufficiale. Mi incontro con questa delegazione e comincio a modo mio. Signori, a breve cadrà il muro di Berlino, a breve crollerà l'Unione Sovietica. Siete pronti per questa situazione? Il ministro degli esteri Genscher sospira e dice: caro, vorremmo avere questo tipo di problemi. Durante la nostra vita non succederà. Il compito di dare la notizia al mondo sulle nuove regole di viaggio spetta a Günther Schabowski. Dopo anni in cui Berlino è stata spezzata da un muro, anni in cui decine di persone comuni hanno perso la vita nel tentativo di oltrepassarlo, anni in cui le madri sono state separate dai figli, sta per arrivare l'annuncio che darà la prima picconata al muro. È la sera del 9 novembre 1989. Non è che ci fosse emozione o grande attesa. La sera prima, nella casa di Riccardo Erban, il corrispondente italiano dell'ANSA, squilla il telefono. Mi avvertirono che ci sarebbe stata una conferenza stampa e che era importante. Confermai subito, sì, ci sarò presente, non c'è dubbio. È l'inconsapevole inizio della fine. Tra poche ore il muro di Berlino cadrà. Arrivai che la conferenza stampa stava per cominciare, pertanto non trovai posto, mi dovetti sedere proprio sotto il palco a pochi metri da quello che era l'oratore, che era Günther Schabowski. Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon
verbreitet worden ist, sie müsste eigentlich in ihrem Besitz sein. Tirò fuori dalla tasca un foglietto e cominciò a leggere e annunciò che i tedeschi orientali potevano viaggiare. Stellen hier ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Damit entfällt die vorübergehende ermöglichte Erteilung von entsprechenden Genehmigungen in Auslandsvertretung der DDR. E lui mi dette la parola dicendo: sentiamo adesso quello che vuole sapere il nostro collega italiano. Ich heiße Riccardo Herrmann, ich vertrete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. E io gli chiesi anche Berlino Ovest. Also doch, doch, ständig ausreisen können wir alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD bzw. Berlin-West. Io gli ho chiesto ab wann, cioè da quando. E lui mi rispose, unverzüglich ab sofort. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich. Per me significò come un lampo che il muro era caduto. Nelle case dell'Est tutti stanno guardando la televisione e si pongono la stessa domanda, ma allora è possibile attraversare il muro? È la medesima domanda che rimbalza a Ovest, quando alle 20 il telegiornale della RD, il canale pubblico tedesco, trasmette la stessa notizia. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ausreisewillige DDR-Bürger müssen nach den Worten von SED-Politbüro-Mitglied Schabowski nicht mehr den Umweg über die Tschechoslowakei nehmen. E quella sera me la ricordo come se fosse oggi. Veramente. Anche Antonio Marazzita, autista dell'ambasciatore italiano a Berlino Est, come tanti altri, sente il telegiornale. Si trova a Ovest, ma decide di tornare a casa, ad Est, passando in auto la frontiera. Vicino al ponte di Borromastrasse già si cominciava a sentire, a vedere un po' l'aria che girava intorno. Era freddo quella sera del 9 novembre. Appena attraversato il ponte si vedevano le prime guardie lì, che già stavano in agitazione. Chi stava nella cabina a telefonare, a fare, c'erano tanti poliziotti schierati con i mitra, tutti quanti, perché la gente che stava venendo sempre di più, che voleva passare, però ancora non avevano aperto le sbarre. Qui c'era la prima, mi ricordo c'era il primo controllo qui. Da lontano lì si cominciavano a vedere delle persone, giri di poche persone già. Arrivato qui, proprio qui, già qui era l'altra frontiera, lì già c'era una gente che cominciavano a venire sempre più da questa parte, ecco qui. E allora è vero che il muro sta crollando, non ci credevo ancora. Il ponte ferroviario sulla Bornholmer Strasse è uno dei più importanti checkpoint della città. Qui arriva il tenente colonnello Harald Jäger, che comanda le guardie di frontiera. Come gli altri berlinesi, ha sentito la notizia in TV. Alle 21 c'è così tanta gente che tra le guardie di frontiera comincia a diffondersi il panico. Jäger chiama di nuovo i suoi superiori. Dobbiamo fare qualcosa. Ma anche i comandanti sono nel panico. Nessun ordine, nessuna istruzione. Si sta decidendo se usare le armi o meno. Ma chi si prende questa responsabilità? Temevo che se avessero chiuso il checkpoint ci sarebbe stato un bagno di sangue. La paura di Momper è fondata. Qualche anno più tardi, il cancelliere Kohl raccontò a Giuseppe Vita cosa avvenne in quelle ore.
ha ricevuto una telefonata da Gorbaciov, il quale gli chiedeva: ma cosa sta succedendo a Berlino? Perché i miei generali hanno avuto la richiesta di tirare fuori i carri armati, e parole testuali di Kohl: non faccia uscire i tanks, i carri armati, perché sarebbe stata una vera carneficina, poteva essere anche l'inizio di una guerra. La folla si accalca sempre di più. Le guardie di frontiera provano a far passare soltanto i cittadini dell'est muniti di documenti. Uno alla volta, ma non basta. In quella notte, la gioia dei berlinesi è più forte anche della burocrazia. Vedono l'Occidente e la libertà a portata di mano. Mi sono subito recato a Bornholmstrasse in macchina. E quando mi feci spazio per arrivare davanti, uno da dietro gridò verso quelli che ci stavano di fronte, dall'altra parte della barriera. Riuscivamo a guardarci negli occhi. Gridò: aprite! Schabowski ha detto che possiamo passare dall'altra parte! Le guardie di frontiera non si muovevano. Erano disarmati. Alle 23:30 la folla che spinge, che urla, diventa incontrollabile. E Jäger prende l'unica decisione che a quel punto gli sembra possibile. Da solo, senza indicazioni dai superiori, dà ordine ai suoi uomini di aprire i varchi tra Berlino Est e Berlino Ovest. Il muro cade proprio qui, su questo ponte. Oggi quella è stata la serata più emozionante della mia vita. Anche gli sconosciuti si abbracciavano. Tutti dicevano solo una parola: pazzesco! Pazzesco! È lei quello che ha fatto la domanda: siamo di Frankenstein? Dico sì, sono stato io. Bravo! Arrivarono i poliziotti da me, era già tardi, e mi chiesero se non sapessi cosa stava succedendo a Berlino. Dissi di no, e loro mi risposero che il muro pare si stia aprendo. Ma io risposi che era impossibile, perché ero stato lì 2 giorni prima e non poteva essere così. Era tutto ancora socialista. Poi andai a casa, accesi il televisore e vidi tutte quelle immagini. Non potevo crederci. In quella notte del 9 novembre, uno degli uomini di Jäger lo raggiunge e gli dice: Harald, credo che per la DDR sia finita. E a quel punto, improvvisamente, Jäger si rese conto che sì, era davvero finita. Giorni dopo la caduta del muro, arriva a Berlino Mstislav Rastropovich, il più grande violoncellista del mondo. Qualcuno gli porge una sedia, si forma un semicerchio di persone con uno spazio vuoto che si riempie di musica. Quel filo spinato aveva diviso la sua vita. E adesso che si è squarciato, può ricomporla. È un ringraziamento e un De Profundis, ed è la prima preghiera che attraversa il muro che fu.